La mostra Volare rappresenta tutta la passione dell'Italia per il fenomeno del volo. Nel 1903 in America i fratelli Wright si staccano dal suolo con un mezzo fatto di canape di lino e riescono a compiere il balzo più importante della storia dell'umanità. Dai tempi di Leonardo, prima ancora di Icaro, l'uomo aveva sempre sognato di poter volare. Finalmente nel 1903 questo sogno diventa realtà. E da allora la cavalcata dell'uomo verso il cielo è una cavalcata inarrestabile che per decenni porta sempre più in alto fino ad arrivare negli anni 60 al raggiungimento della Luna. La mostra è divisa per aree tematiche, è divisa per anni, per decenni e ci racconta questa evoluzione della storia dell'aeronautica, accompagnata però anche dall'arte e dalla cultura popolare dell'Italia che ha creato il mito del futurismo, il mito degli cavalieri del cielo, che è riuscita anche ad entusiasmare tutto il mondo con le trasvolate verso Tokyo, verso l'America, verso il Brasile. Ma soprattutto ci racconta anche tutta la capacità dell'ingegneristica e della tecnologia italiana nel campo aeronautico, con le grandissime imprese e con tutta quella tecnologia e quella esperienza che l'Italia ha portato nel mondo. La mostra Volare nasce da un grande sogno che abbiamo avuto come Comitato Nazionale, che era quello di raccontare tutti questi 100 anni in un unico spazio. Ci voleva uno spazio molto grande, e questo qui all'OGR è molto grande, sono 4.400 metri quadrati, e siamo riusciti a dividere la mostra per decenni. Ogni decennio racconta un pezzo della nostra storia e l'aeronautica in fondo racconta la storia dell'Italia. Nasce nel 1909 in Italia, si rafforza qui a Torino nel 1910, il primo aereo è di Aristide Faccioli, è un aereo costruito a Torino, lui è un laureato al Politecnico di Torino. E da lì la storia di Torino, del Piemonte, si interseca anche con quella dell'Italia.